Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey di Andre e oggi vado a fare un nuovo video su One Piece Bounty Rush. È uscito un nuovo personaggio, sto parlando di DS Drake, sì perché non si dice X Drake ma DS Drake, un numero romano. Oggi proverò a pullarlo con qualche gemma e se lo trovo vado a fare il survival e poi ci faccio qualche gameplay se lo trovo ovviamente. Come farò per Yogoro? Non ho avuto ancora il tempo di farlo perché, come vedete, mi sono spostato di casa. Ora sono a casa della mia girlfriend. Senza perdere altro tempo, andiamo nel giochino. Ok, eccoci qui con il profilo che mi ha regalato Giamma, che ancora ringrazio. Vedete, stavolta l'ho cambiato il nome. No, non ho perso il mio vecchio profilo. Questo qui è un secondo profilo. Allora, andiamo subito nello scout. Anzi, prima vi faccio vedere una cosa. Andando nella home. In event, vediamo che ci sono nuove medaglie evento. Consiglio sempre di farle anche solo per andare a prendere le ricompense per che ci sono con le missioni. Però non sono granché, non tanto per il tratto unico ma per i tag. Lui ne attiva solo 3 e il Meppo ne attiva solo 2. Vedete qua, tag navi e sword. Allora, cosa dice la medaglia di Kobe? Quando butti giù un nemico, riduci il tempo di attesa della skill numero 2 del 4%. Mentre il Meppo, quando sei nell'area del tesoro nemica, ok, riduzione del tempo di attesa della skill numero 2 del 10%. Che ripeto, non erano malissimo, però i tag sono veramente scarsi. Va bene, cioè sono pochi più che altro. Home, magari per chi inizia sono più indicate, ecco. Allora, andiamo nello scout. E andiamo a vedere il nuovo personaggio, DS Drake. In forma ibrida, è un figo. Vedo se riesco a trovarlo con poche gemme. Il garantito sta a 150, 190, 220 gemme. Proviamo a pullare. Vediamo cosa riesco a fare. Ci arriva il mouse fino a qua. Aspettate, eh. Pullare con il naso. Là. Là. Dai, vediamo. Franky e Zoro con noi, montagna terribile. Vabbè, iniziamo male. Bandiera rossa, Groove 14, sì, Groove 14. Skip. Ah, c'è no, vabbè. Non abbiamo trovato niente, niente di niente. Vabbè, i personaggi salgono di livello. Bene che abbiamo preso questo ticket. Adesso andremo a trovare un personaggio tra, mi pare, Judge e... non ricordo chi, dopo lo guardiamo. Back to Scout. Seconda pullata da 40 non ci garantisce un personaggio 4 stelle. Per vedere quali personaggi 4 stelle garantisce, andate qua, Show Drop Rates. Vedete? Pranosuke, Uso Hachi, Vista, Jesus Barges, Charlotte Pudding, Senior Pink, Babyfy, Bonichi, Orobi, bla bla bla. Guardate gli OI. C'è anche Yogoro in questo banner, ma nelle pullate con il 4 stelle garantito non è tra quelli lì. Anzi sì, ma una percentuale più bassa. Allora, vai di nuovo. Tanto dovrei avere ancora le missioni del solo da fare, quindi non sono messo male con le gemme. Vabbè però, montagna delle balle di nuovo, bandiera rossa, Groove 27 stavolta mi sa, 27. Dai, dammi una scritta oro. No, scritta rossa. Va bene. Kurobi, Django, Franky, Zef, Sanji, Captain Kuro, Zef, Django, Orobi, Zolo, Usopp. Vabbè, che schifo, che schifo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Dai, 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 dai. 50 gemme. Ancora. Dai. Per favore, non mi fa sprecare tutte le gemme. Franky e Chopper con noi. Un personaggio 4 stelle, ricordiamo, è garantito. Bandiera rossa, Groove 32 stavolta. Ricordo che il Groove 32 è quello migliore da beccare. Scritta oro? No, bianca, mamma mia. Zolo, Chopper, Miss Wednesday, Nico Robin, dai, Kurobi, Usopp, Nami, Sanji, dai, per favore, Achan, Kurobi. È un runner ed è un attacker il nostro buon... stavo dicendo page one. Oh,
bellami, non male. Non so se ce l'avevo già. No, in questo profilo non ce l'avevo e non ce l'ho neanche nell'altro. Buono, 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 buono. Un gran bel personaggio. Tanto lo sapevo che finiva così. Andiamo a pullare altre 50 gemme. Devo fare attenzione perché se poi arriva Zoro Onigashima, Sanji Onigashima, mi attacco. Franky e Chopper con noi, montagna bellissima, dammi la bandiera oro. Bandiera oro, dammi Groove 32. Groove 32, dammi la conferma, sì. Boh, credo. No, scritto oro. Sì, mi sa che l'abbiamo trovato. No, vorrei farlo con la lingua, ma. Ce l'ho fatta. Dai, Captain Kuro. Ciu, salute. Come al solito, Buggy, Sanji, Franky. È un attacker? Sì, DS Drake. Vai, vai così, vai così, vai così. Fantastico, ci risparmiamo altre 50 gemme. Adesso vi dico una cosa. Allora, intanto, dammi un altro personaggio 4 stelle, magari. Così ogni tanto mi fai contento. Un altro personaggio 4 stelle, sempre un attacker. Aokiji questo. Sì, Aokiji. Va bene, va. Non un bel personaggio, un fatto con Aokiji purtroppo. Un altro? Sì, un altro! Dai un attacker di nuovo. Ah, vabbè. Mihawk. No, questo è veramente la versione scarsa. Quello un po' decente era il Defender Verde. Va bene, molto 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 bene. Chiudi. Lo portiamo all'80 questo, eh. Non fa paura manco a Mihawk stesso. Anche lui all'80. Bene, 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 bene. Questo vuol dire che sono missioni che andiamo ad aggiungere. Mi fate vedere sto personaggio invece che continuare a darmi schermate? Guardate che bello. Guardate che figo che è. Top Secret Special Force Captain of Sword. Bam! Magnifico. Magnifico. Voglio fare il video analisi anche di questo. Torniamo nella home. Voglio fare la pullata. Siamo a 11 minuti di video. Oh, Rainbow. Ah, sono scattate le 8. Bene. 10 diamanti, li abbiamo presi. Altri 10 qua. Molto bene. Visto che un po' li abbiamo spesi. Con questi qui andrò a prendere altre gemme dentro il negozio. Torno alla home. Voglio andare ancora nello scout a vedere cosa trovo con il ticket. Questo qua. Ok, Shiryu o Jaji garantiti. Probabilmente spero in Shiryu. Però non mi ricordo. Vedo, guardo una cosa. Ok, in realtà ho visto adesso sia Shiryu che Jaji. Jaji all'85, Shiryu al 60. Quindi spero di trovare Shiryu. Esce l'altro, sicuro. Sicuro. Dai. Oh, la pullata con la lingua. Mi sa che è stata quella bella. Boom, potente. Nami e Sanji con noi. Va bene. Bandiera oro. Vabbè, tanto è una pullata sola. Groove 32. Va bene. 27, ho sbagliato. Non l'ho guardato molto attentamente. Scritta oro. Boom. Defender, credo Judge. Ok, vabbè. Che vedevo di? Lo porto al 90 questo. Chi si accontenta gode, no? Vedete 90? Va bene, close, back to scout. Voglio provare il buon DS Drake nella solo. Allora, perché? Ah, survival. Ah, sì, prima ho dovuto provare i tasti, sono un po' impacciato in questo momento perché gioco da computer con l'emulatore. Dicevo, cosa dicevo? Ah sì, l'altra volta con Yogoro ho pullato altre gemme per prendere anche il secondo garantito. Qui dovrei spendere altre 50 gemme per prendere il garantito. E magari poi lo faccio lo stesso. Però è un personaggio farmabile, sia lui che Yogoro. Però mettiamoli in ordine ricevuti, così faccio prima. Eccolo qua, DS Drake. A livello 60, ovviamente non ha sbloccato tutti i tratti. Lo portiamo al livello 30, che è la metà, e andiamo a provarlo. Proviamo questa che gli dà già un attacco del 12%. Sì, ho iniziato a far qualche medaglia.
So che non attiva probabilmente nessun link, però volevo dare un po' più di attacco. Va bene, dai. Proviamo questo DS Drake. Brawl. Allora, come vi ho detto mi devo... Ah, aspettate, aspettate, cavolo. Se non li metto e quindi non li faccio apparire, credo, non posso darli i comandi così da tastiera. Che cavolata. Eh beh, dai. Abbiamo iniziato benissimo, già, vi ho già fatto prendere mazzate. Allora. Vabbè, la solo è una cosa da guardare più o meno, eh. Cioè, nel senso, io lo uso più che altro per potenziare i personaggi senza dover spendere punti esperienza, provarli, vedere le mosse, però, voglio dire, non è un metro di giudizio molto accurato per vedere se un personaggio è forte. Cioè, sì. Perché vedi quanto tempo ci mette rispetto ad altri personaggi ad ammazzarli, però sono scarsi i personaggi nel solo. E soprattutto se lo aggiornassero non sarebbe male. Poi Bandai, quando vuoi mettere la versione italiana del gioco, guarda, faresti un favore. Allora, vediamo. Che bella! È diventato tipo un'aura verde, ma che figo! Bella questa skill numero 1. La skill numero 2 adesso la usiamo con qualcuno un po' più decente. Tu sei ancora vivo. Pam! Ok, dai, contro loro due. Belle! Belle le skill. Mi piacciono un sacco. Allora, indichiamo. No, ho detto indichiamo Yok così lo attacca. Bene. Ehi. Bello, le skill mi piacciono un sacco. Cioè lo so che c'è gente di là, ma... no, sono proprio lento con mouse e tastiera. Nel girarmi, fare, dire. Ascoltate, voi due mi avete rotto. Ok. Non ho guardato se quello lì è un attacco caricato in realtà. Devo vedere. Tanto morite, grazie. Va bene, con Yogoro non mi ricordo quanto ero riuscito ad arrivare di sconfitti. Dovrei riguardarlo, ma non ho voglia in questo momento. Va bene, ma allora, solo perché non voglio far diventare troppo lungo il video, vedete comunque ancora qualche personaggio così riesco a farlo fuori. Non arrivo secondo me a farli fuori tutti. Perché vedete quanto inizia a togliergli, toglie veramente poco. Vabbè, io me lo continuo, poi piuttosto taglio un attimo il pezzo. Vai. Ah no, devo ancora guardare se sono attacchi caricati questi. Non credo. No, questo no. Adesso mi fanno fuori. Ma no, mi pare di no. L'ho letta velocemente la descrizione del personaggio e non mi pare abbia attacchi caricati. L'attacco non è male. Fa ridere il fatto che il complessivo dei dati, cioè dei dati, delle statistiche di questo Drake sia inferiore a quello lì, l'altro, che forse addirittura è un 3 stelle, quello, non mi ricordo neanche. Ok, Smoker mi ha fatto fuori. Va bene, next. Ok, arriviamo a livello 55. Torniamo alla schermata principale e chiudiamo il video. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un grande like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati su video che usciranno, iscrivetevi alle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione e ancora più sotto lasciatemi un bel commento. Venite a trovarmi nei gruppi, i Malacresi e One Piece Bounty Rush Italian Fury e basta, io vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!